Questo è il villaggio Trieste, una delle piazze di spaccio di Latina che i fratelli Travali avevano conquistato. Qua sotto è tutto un giro di spaccio. Ci stanno indiani che si fanno l'eroina, in mezzo agli alberi stanno tutti seduti. Effettivamente questa era zona loro, cioè quando sentivi parlare Travali dicevi questi sono problemi. Sono in tanti, sono parecchi. Parli da Latina, Roma, Viterbo, Terni, Frosinone. Poi parli Travali, Casa Monica, sono tutti loro. La storia dei Travali, una famiglia imparentata direttamente con i Casa Monica di Roma, parte però dall'altra parte di Latina, tra le mura di questi palazzi. La spada non uccide, uccide la paura. E se la notte sembra scura, è solo un altro giorno, un altro inverno, ce lo so che la vita è... Questi sono i famosi palazzoni di Latina, alla periferia sud della città, il cuore del potere dei fratelli Travali, che abitavano tra il blocco 47 e il 46. E qui vive ancora la madre dei due boss. Il potere era nelle mani di Angelo e Salvatore Travali, oggi in carcere per associazione a fini di spaccio con l'aggravante del metodo mafioso. Il loro patrigno, Giuseppe Travali, vantava rapporti diretti con il nipote di Maria Licciardi, detta Mamma Camorra. In questi appartamenti sono stati trovati quadri di Scarface, droga, armi e un silenziatore. Al vertice della piramide criminale c'era Costantino Di Silvio, detto Ciaccià. Onorevole! Come va? L'onorevole a cui si riferisce è l'ex parlamentare di Fratelli d'Italia, Pasquale Maglietta, ex presidente del Latina Calcio. Finalmente potremo avere per la prima volta nella storia il Latina in Serie A, perché no? Oggi è accusato di associazione a delinquere, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. La Latina è un casino, è tutta una guerra. Nei tempi che furono si sparavano, si mettono paura. E questo è il quartiere Nicolosi, un'altra delle piazze di spaccio che venivano gestite dai Travali. E proprio qui abitava Valentina Travali, oggi in carcere per spaccio. La sua presenza qui era per garantire, un'altra volta, il controllo sul territorio. Poco lontano da qui c'è lo stadio del Latina Calcio e anche su questo mondo il clan dei Travali e di Silvio era riuscito a mettere le mani. Tra quelli che controllavano il mondo del calcio, in particolare la curva, c'era Francesco Viola, un vero braccio destro dei fratelli Travali. A lui sono attribuite estorsioni, associazioni a fini di spaccio e oggi sconta i domiciliari proprio qui. Non può pensare a nessuno. Salve Viola. Nessuno. Ho capito. Ma aspetta, solo una domanda la posso fare? No, niente, no.